Eder. Mech. Pallister. L'omicidio di Sharon Verzeni rappresenta un intricato enigma che suscita interrogativi e dubbi, un caso che si dipana in una fitta rete di indizi e piste potenzialmente valide. Sharon Verzeni è stata uccisa in circostanze misteriose e inquietanti. Un mese fa, la mancanza di indagati e di piste concrete ha lasciato gli inquirenti in un mare di ipotesi, dove la verità sembra sfuggente. La scena del crimine, situata in via Castagnate, è un mosaico di dettagli che richiedono un'analisi minuziosa. Come Holmes, dobbiamo esaminare ogni pezzo di questo puzzle, interrogandoci su ogni elemento e sul loro significato. L'uscita di Sharon dalla sua villa a mezzanotte è un fatto cruciale. Il compagno, Sergio Ruocco, ha un alibi apparentemente solido, ma l'assenza di riprese video che confermino il suo comportamento crea un alone di sospetto. Qui entrano in gioco le dinamiche della tecnologia e della sorveglianza. Le telecamere hanno un angolo cieco, un dettaglio che potrebbe essere fondamentale. Come ci insegnerebbe Holmes, è nei dettagli trascurati che spesso si cela la verità. Se Ruocco avesse effettivamente lasciato la villa, non avrebbe dovuto superare ostacoli insormontabili per non essere ripreso. L'angolo cieco diventa un punto di partenza per esplorare le possibili vie di fuga. Mentre la presenza di rovi e siepi potrebbe rivelare tracce fisiche che potrebbero confermare o smentire la sua presenza, il misterioso ciclista rappresenta un punto chiave in questa indagine. Ripreso mentre procede contromano, è un elemento di interesse che suscita domande. Perché un uomo con un potenziale coinvolgimento nel delitto si sarebbe esposto in tal modo? Come Kojak, possiamo speculare che questo individuo sia un testimone o un perpetratore. La sua mancanza di visibilità da parte di un anziano vicino potrebbe suggerire un piano ben congegnato per evitare di essere notato. Inoltre, l'idea di percorrere una strada rischiosa, quando esistono vie alternative più sicure, ci porta a considerare la possibilità di una mente calcolatrice dietro al gesto. L'analisi autoptica di Sharon rivela dettagli inquietanti, coltellate inflitte con precisione, un agguato che suggerisce una certa familiarità tra vittima e aggressore. L'affermazione di Sharon, "mi ha coltellata", può essere interpretabile come un'indicazione di riconoscimento. Qui entra in gioco l'idea di un legame personale, che potrebbe essere sia affettivo che conflittuale. Il tenente Kojak, con la sua attitudine diretta, ci inviterebbe a non escludere nessuna possibilità, dall'amore all'odio, dalla protezione alla vendetta. Il ruolo delle tracce biologiche è cruciale. L'aspettativa di un confronto del DNA con i residenti locali è un elemento di speranza per gli inquirenti. Qui, come Holmes, possiamo riflettere sull'importanza delle evidenze scientifiche nell'illuminare la verità. L'analisi delle tracce potrebbe non solo indirizzare le indagini, ma anche rivelare relazioni inaspettate tra i vari attori coinvolti, inclusi i collegamenti di Sharon con il mondo di Scientology. L'attività lavorativa di Sharon e il suo coinvolgimento con Scientology sollevano interrogativi sulle dinamiche sociali e relazionali che potrebbero aver influenzato la sua vita. Le tensioni economiche e le discussioni con il fidanzato potrebbero aver innescato conflitti latenti. La mancanza di informazioni decisive sul telefonino della vittima aggiunge un ulteriore strato di complessità. Come la signora in giallo, dobbiamo considerare che le relazioni e le dinamiche sociali possono spesso contenere la chiave per risolvere enigmi apparentemente irrisolvibili. Le interazioni di Sharon con i membri di Scientology, così come con il suo compagno, possono aver creato tensioni che potrebbero aver condotto a un evento tragico. 1. Il compagno Sergio Ruocco, anche se ha un alibi, le sue interazioni e il suo stato d'animo nei giorni precedenti all'omicidio meritano un'analisi approfondita. Ha mostrato segni di gelosia o comportamenti sospetti. La sua presenza o assenza nel momento cruciale diventa un elemento da scrutinare. 2. Il ciclista. La sua apparente casualità potrebbe nascondere un ruolo più significativo. Se avesse visto qualcosa di compromettente, la sua fuga avrebbe potuto essere motivata dalla paura di essere coinvolto. Potrebbe essere fondamentale rintracciarlo e capire la sua versione dei fatti. 3.
Le tracce biologiche, il DNA trovato sulla scena del crimine potrebbe appartenere a qualcuno che conosceva Sharon, o addirittura a un estraneo. La tecnologia moderna offre strumenti potenti per identificare le persone in modo rapido e preciso, e ogni risultato potrebbe fornire una pista decisiva. 4. Le dinamiche nel mondo di Scientology. Se ci sono state tensioni tra Sharon e i membri del gruppo, sarebbe utile esplorare chi potesse avere un movente. Potrebbero esserci stati conflitti interni o pressioni che Sharon subiva, che potrebbero spiegare il suo omicidio. Come deduttore, dobbiamo mantenere una mente aperta e analizzare ogni possibilità. I dettagli più insignificanti potrebbero rivelarsi cruciali, e ogni persona coinvolta merita di essere ascoltata. È fondamentale intervistare testimoni, raccogliere testimonianze da chi la conosceva, dai vicini di casa, e da chi era presente nei giorni precedenti all'omicidio. Verificare gli alibi, esaminare gli alibi di ogni persona coinvolta, in particolare quelli di Sergio Ruocco e del ciclista, per stabilire se possano essere confermati o meno. Analizzare i dati digitali. Esplorare il contenuto del telefonino di Sharon e i suoi profili social. Le comunicazioni precedenti all'omicidio potrebbero fornire indizi su chi potesse avere un interesse particolare in lei. Il caso di Sharon Verzini è un intricato labirinto di relazioni e segreti. Ogni indizio, ogni testimonianza, e ogni traccia biologica ci portano un passo più vicino alla verità. Come direbbe Sherlock Holmes, una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Con questa mentalità, uniamo le nostre forze per scoprire cosa è realmente accaduto quella notte fatale e portare giustizia per Sharon. Come detto già dall'inizio, Sharon lavorava in un bar pasticceria, quindi bisogna fare sicuramente attenzione ai clienti che possono averla adocchiata in quel contesto. Ma la sera dell'omicidio, 15 minuti dopo essere uscita da casa, lei si ferma al bar del centro sportivo dove c'è una festa latina. Probabilmente si tratta di balli latinoamericani, questo si sa perché lei viene ripresa da una telecamera sia all'arrivo che alla ripartenza. Questo potrebbe sicuramente essere un passaggio fondamentale, lei potrebbe essere andata lì per incontrare qualcuno o per ballare con qualcuno, oppure potrebbe essere stata adocchiata da qualcuno che poi l'ha seguita arrivando a ucciderla. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.